Giunge alla quinta edizione Sì Saggio, Guida Sicuro, un'iniziativa per la prevenzione e la sensibilizzazione stradale. Il progetto, promosso dall'Associazione Meridiani in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l'Assessorato alla Scuola del Comune di Napoli, l'ANAS e l'Università Federico II, per quest'anno bandisce il concorso di idee e scrivi sul pannello a messaggio variabile, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Regione Campania, e prevede la creazione di uno slogan di prevenzione sulla guida sicura. Altre finalità dell'iniziativa le ha spiegate Stefano Granati, presidente dell'ANAS. Siamo dai ragazzi anche perché è un percorso, così come si studia a scuola tutto quello che serve per la vita o che dovrebbe servire per la vita, è bene cominciare da loro sia con iniziative di questo genere sia con iniziative proprio pratiche, di guida pratica, per far sì che nel momento in cui si affacciano alla guida vera sappiano riconoscere i pericoli, sappiano riconoscere la segnaletica, i comportamenti stradali, ma soprattutto abbiano consapevolezza dei rischi che corrono quando pongono in essere azioni che magari un giovane pone in essere mentre un adulto forse ci pensa. In palio 10 premi consistenti in PC e tablet agli studenti che creeranno un messaggio in grado di incidere sui comportamenti di guida degli automobilisti. Al termine del concorso, una commissione costituita da esperti in sicurezza stradale e giornalisti del settore selezionerà, oltre ai vincitori, i messaggi più efficaci che potranno apparire sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo i tratti di competenza ANAS sul territorio nazionale. Presenti all'incontro l'assessore alla scuola del Comune di Napoli e l'assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrella. È ovvio che un progetto curato con l'ANAS sulla sicurezza stradale fosse fondamentale, tanto più se coinvolgiamo le scuole e tanto più se questo progetto mette al centro il protagonismo dei ragazzi nel concepire i messaggi. Avere in Campania 200-300 morti all'anno, avere 10-12 mila feriti, pensate poi la ricaduta in termini famiglie, sociali ed economiche che cos'è, noi abbiamo il compito di andare a ridurla in tempi brevissimi, e questo è il piano che per la prima volta la Regione Campania si è dotato di un piano che è un piano sicurezza stradale. Novità di quest'anno, la canzone di accompagnamento all'evento dal titolo Passeggeri del Mondo del giovane Salvio Artesi. Ma questa canzone tratta, diciamo, le tematiche sociali principali, quale l'alcol, la droga, la prostituzione ed anche qualcosa che riguarda proprio la strada, no? Gli incidenti, le vittime, e abbiamo cercato di rappresentare in questo brano qualcosa che andasse al di là della canzone stessa, ma che fosse così profonda da arrivare in maniera molto forte a chi l'ascolta.